Gli angeli parlano? Sì, certo. Ed ecco il linguaggio utilizzato per comunicare da loro. Gli angeli parlano senza dubbio e manifestano i loro pensieri a noi esseri umani in vari modi. Il linguaggio angelico non è semplice perché parliamo di entità spirituali che, essendo su un diverso piano astrale, necessariamente si comportano diversamente da noi. Comunque, molte testimonianze arrivate a noi e su cui aver completa fiducia chiariscono che gli angeli parlano. San Paolo riferisce di lingue degli angeli. Dalle sacre scritture apprendiamo che gli angeli parlano agli uomini ogni volta che sono mandati come messaggeri di Dio in questo mondo. Gli esempi sono numerosi. Abbiamo certezza del linguaggio degli angeli e quindi che essi parlano attraverso varie scritture, tra cui quelle sacre. L'arcangelo Raffaele e Tobia, l'arcangelo Gabriele e San Zaccaria, l'angelo che parlò a San Pietro, sono solo alcuni esempi che confermano che quando Dio decide di mandare i suoi messaggeri agli uomini, lo fa in modo tale che essi si facciano comprendere. L'annuncio di Betlemme è uno degli eventi più conosciuti scritto nei Vangeli. Alla nascita di Cristo, un angelo del Signore annunciò la nascita del Salvatore del mondo a diversi pastori che erano a Betlemme. Addirittura in questa occasione si legge nei Vangeli che tantissimi angeli lodavano Dio con canti e inni, dicendo: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà». Ma come si manifesta il linguaggio angelico verso noi comuni mortali? Quando gli angeli appaiono agli uomini, essi parlano un linguaggio umano perché necessariamente devono farsi comprendere. Dunque gli angeli possono pronunciare parole umane, ma i loro messaggi possono avvenire anche a livello mentale, attraverso la trasmissione di idee. È anche possibile ricevere messaggi dagli angeli attraverso immagini e visioni mentali, non necessariamente attraverso parole o la presenza angelica. Essendo esseri incorporei e immateriali, gli angeli ovviamente tra di loro non parlano come facciamo noi tra esseri umani. Qual è allora il loro linguaggio? Risponde a questa domanda San Tommaso d'Aquino con una sua idea molto particolare ma accettata da molti studiosi. San Tommaso sostiene che gli angeli, tramite un semplice atto di volontà, mostrino quello che hanno loro in mente agli altri angeli. Insomma, una sorta di mente telepatica messa a disposizione di tutti gli angeli affinché possano comprendere. Questa sorta di telepatia viene detta illuminazione. Dionigi spiega diversamente come gli angeli comunichino tra loro. Egli infatti scrive: «Gli ordini inferiori degli esseri celestiali, cioè gli angeli, ricevono la comprensione delle opere divine da quelli superiori in una maniera adeguata e i più alti sono in proporzione illuminati nei ministeri divini dallo stesso Altissimo Dio». Questa forma di linguaggio utilizzata tra gli angeli è molto più potente di quella che utilizziamo noi. Infatti l'essere umano attraverso la parola e i discorsi spesso non riesce a farsi comprendere, anzi spesso viene compreso male. Insomma, quello che abbiamo in mente non viene fuori come vorremmo alcune volte e le nostre idee, pensieri, vengono male interpretati. Il linguaggio angelico invece tramite l'illuminazione fa in modo che le menti degli angeli siano a disposizione di tutti gli altri e dunque essi comprendono alla perfezione i messaggi ricevuti. Questa cosiddetta trasmissione angelica delle idee possiamo svilupparla anche noi attraverso la telepatia e in questo modo potremmo comunicare molto di più con il nostro angelo custode, ad esempio. Essere in grado di aprire la propria mente e di rivelare il nostro intero pensiero senza parlare o compiere gesti fisici è la migliore forma di espressione e lo scambio di idee senza parole è proprio il linguaggio che utilizzano gli angeli.
Attenzione però perché gli angeli possono anche assumere forme umane se hanno il consenso da Dio a fare ciò ed è chiaro che in questo caso possono comunicare con noi attraverso la parola, potendo produrre suoni e questa forma di comunicazione tra angeli in carne e ossa e uomini è ovviamente documentata. Infine gli angeli, avendo diversi poteri sovrannaturali, possono riprodurre dolci melodie e musiche meravigliose e comunicare dunque anche attraverso questi suoni e musiche. Ritroviamo alcuni esempi di questi poteri angelici nelle vite di diversi servi di Dio. Dunque, quando ti rivolgi al tuo angelo custode, parlagli, e questa è una prima forma di comunicazione che loro comprendono, ma puoi anche semplicemente tentare di aprire la tua mente e loro comprenderanno quello che stai cercando di comunicare.